Buongiorno ragazzi, e lezione di geometria, oggi teorema di Pitagora, però faremo una tipologia di esercizi che dobbiamo un po' ripassare perché li ritroveremo il prossimo anno, sempre con l'applicazione del teorema di Pitagora, ma cercheremo di ripassare un paio di cose anche in più. Come sempre, problema, qui sotto c'è la soluzione, potete stoppare, provare a farlo da soli oppure farlo con me. Leggiamo, un rettangolo ha l'area, ve l'ho segnata in rosso, di 720 cm quadrati e la base è 4 quinti dell'altezza, area e un rapporto. Calcola il perimetro e la diagonale del rettangolo. Ok, allora, disegno, cerchiamo di fare il disegno fatto bene. Ho diviso la base in quattro parti perché lo dice proprio il testo, la base è 4 quinti, la base è 4 parti delle 5 dell'altezza. E conosciamo l'area che è 720 centimetri quadrati. Come si fa? È un problema di area e rapporto. Vi ricordate quando troviamo un problema di questo tipo? La cosa che dobbiamo fare è suddividere in quadretti la figura. E noi lo facciamo, adesso lo faccio senza riga perché così tratteggio e faccio un po' veloce, altrimenti viene un video lunghissimo. Tratteggiamo e suddividiamo la nostra figura in tanti quadretti. Quanti sono questi quadretti? 4 per 5. 20 quadretti. Bene, adesso come sempre quando ci sono questi rapporti lo scopo è trovare la parte unitaria. Come facciamo? Intanto suddividiamo questa figura in 20 quadretti, calcoliamo l'area di un singolo quadretto, quindi 720 diviso 20 che fa 36 centimetri quadrati, quindi questa è l'area di un solo quadretto. Beh, adesso è facile perché questo è il lato di questo quadretto, vedete? E quindi noi calcoliamo il lato, radice di 36 centimetri quadrati, che è 6 centimetri. Quindi vuol dire che ogni piccola parte unitaria è 6. Beh, a questo punto abbiamo tutto quello che ci serve. AB, 6 per 4. AD, 6 per 5. Perimetro, sommo i lati. E la diagonale? Cos'è la diagonale? Beh, la diagonale è AC, vero? Io ve la segno in rosso. E come si fa? Beh, l'abbiamo già visto come si applica il teorema di Pitagora quando c'è un rettangolo. Facciamo il teorema di Pitagora. Eccolo qui. Cateto alla seconda più cateto alla seconda sono la base e l'altezza del rettangolo sotto radice 38,4 cm e abbiamo finito. Andiamo avanti. Altro problema. Siamo sempre su questa falsa riga. Le diagonali di un rombo questa volta sono una tre quarti dell'altra, un altro rapporto. E l'area, ve l'ho messa in rosso, misura 54 centimetri quadrati. Calcola la misura delle due diagonali e il perimetro del rombo. Bene, adesso come facciamo? È sempre un problema di area e rapporto, quindi l'area è 54 centimetri quadrati. Queste sono le diagonali, una è tre parti rispetto alle quattro dell'altra. Come si fa ora? Come prima, dobbiamo suddividere in quadrati. Voi direte, ma il rombo come si divide in quadrati? Beh, noi infatti cosa facciamo? Non ragioniamo col rombo, ragioniamo sempre con un rettangolo. Allora, non uso le squadre, ragazzi, portate pazienza, ma è solo per fare un pochino più veloce, quindi potrebbe non venire benissimo questo disegno, eh. Bene, adesso come prima dividiamo
inquadrati il nostro disegno. Perfetto. Ora, ognuno di questo rosso è un quadrato, quindi cercate di non confondervi troppo. Quanti sono i quadratini rossi? 3 per 4, 12. Qual è l'area di questo rettangolo? 54 per 2, perché è il doppio del rombo. Bene. Ora, come sempre, cerchiamo l'area di un quadretto. 108 diviso 12. 9 centimetri quadrati. Troviamo il lato di uno di questi quadratini. Radice di 9, 3. Quindi vuol dire che ognuna di queste parti, 3, 3, 3, è la diagonale minore. 3, questo, 3, questo, 3, questo, 3, questo, questa è la diagonale maggiore. 12. Bene, adesso abbiamo diagonale minore, diagonale maggiore, possiamo trovare che cosa? L'area, ovviamente potremmo calcolare, ma qui non ce lo chiede, possiamo calcolare il lato che è quello che ci serve, come? Teorema di Pitagora, tra cosa? Metà diagonale, 6 e l'altra metà diagonale, 4,5. Teorema di Pitagora. E troviamo che un lato è 7,5 centimetri per 4, 30 centimetri. Bene, e adesso cambiamo tipologia di problema, andiamo sempre sulle cose che abbiamo già fatto e che ripassiamo. Abbiamo due domande. Anche qui provate a rispondere da soli. Se non ci riuscite, lo fate, adesso vi spiegherò come si fa. Eventualmente stoppate e provateci. Allora, prima domanda: a quale profondità si trova il sommergibile? Beh, allora, vedete, c'è un 30 gradi. Subito quando trovate questi gradi dovete farvi venire in mente i triangoli di 30, 60 e 90. Però dovete anche abituarvi, ed è per questo che vi ho fatto questi problemi, a capire come sono messi questi triangoli. Allora, vedete, noi lo dobbiamo guardare così, in questo modo, girando, provate ad immaginarlo girato. Questo è come se fosse un triangolo, vedete, equilatero. Questa è la metà di un triangolo equilatero, quindi questo è 160, questo lato è la metà. Quindi 80, quindi la profondità è questo, è 80 metri. Seconda domanda: quanto è alta la scogliera? Allora, l'altezza della scogliera, immaginando che sia qui, però il fondo, questa è l'altezza, ovviamente, no? Volete tenere qui, anche corrisponde anche a questo lato, no? Allora, anche qui 60, lo vedete messo in questo modo il triangolo. Noi dobbiamo sempre cercare di vederlo come metà triangolo equilatero, quindi noi lo giriamo, ok? Lo vedete così? Questo è metà triangolo, ok? Quindi 21, questo sarà 10,5, vi ricordate? Questo è 10,5 per radice di 3. E qui avete, poi fate i calcoli, avete risolto le vostre domande. Sono storto ovviamente, ma per farvi capire. Bene ragazzi, allora adesso troverete per casa degli esercizi simili che riguardano questi argomenti che abbiamo fatto. Quindi provate a farli. Vi ho segnato quest'ultimo problema come complesso, è un problema più complicato del solito, uno di quelli un po' più tosti. Provateci, fatemi sapere se ci riuscite. Ciao ragazzi!